Ah, questo è uno dei cellulari, quelli mitici. Ho capito, ho già capito. Nel 94, 90, 90, sì, 92, 93, adesso non mi ricordo perché sono cose che un po' è meglio dimenticare. Voglio dire, io ho avuto un incidente, non so se vi ricordate, ho avuto un incidente dove, insomma, ho rischiato grosso. Perché sono finito sul greto di un fiume, precipitando dalla strada sul lungadige di Verona. E come mi sono risvegliato dalla botta, mi sono accorto che tutte e due le gambe erano fuori uso. Ho detto: beh, non c'è problema, adesso telefono. E invece il telefonino l'avevo lasciato a casa quella L'avevi sera. lasciato a casa? L'avevo lasciato a casa perché ero andato in un locale dove avevo paura poi di. Anche perché forse erano anche più grandi. Una volta, sai, i telefonini Sì. erano. Per paura di perderlo, non l'avevo portato. Per cui sono stato 5 ore a urlare sotto, ma col freddo, nessuno, tutti i Cos'hai pensato finestrini. in quelle 5 ore, Jerry? Ho ripercorso tutta la mia vita, ho detto però. Continuavo a dire non può finire così proprio da scemo, proprio in mezzo da solo. Così ho detto qualcosa succederà, qualcosa Ti succederà. sei addormentato in quelle Mi 5 ore? sono anche addormentato perché dicevo, ma forse è un brutto sogno. Dormivo 10 minuti, dopo mi svegliavo, dico no, non è un sogno purtroppo. E finché niente, nonostante gli urli non arriva nessuno, finché. È arrivato un pescatore, un ragazzo con la canna che si è avvicinato e mi ha fatto Jerry Calà! E gli ho detto, oh, non mi chiederai mica l'autografo, vai a chiamare, dico, vai a chiamare l'ambulanza. Non ci credo che hai reagito così dopo 5 ore che stavi lì per morire. Te lo giuro, perché guarda che un comico di razza come me non perde mai gli humor, per Stavi piacere. morendo. Comunque, qualcuno se lo ricorderà, il 7 febbraio 1994 i telefonini si erano più grandi di Erano più. quelli e anche i TG ne parlarono. Infatti. A Verona l'attore comico Jerry Calà è rimasto ferito dopo essere uscito fuori strada con la sua auto e ha atteso per diverse ore i soccorsi. Alessandra Parrini. Forse un colpo di sonno e l'auto è finita in una scarpata a pochi metri dall'Adige. Jerry Calà se l'è vista brutta ieri notte a Verona. Tornava da una serata in discoteca, l'auto ha sbandato, l'attore è rimasto per ore in attesa di soccorsi tra i rottami della macchina. Nel pomeriggio di oggi Jerry Calà è stato operato all'ospedale Borgo Trento a Verona. La frattura dei femori lo costringerà a un lungo periodo di degenza e riabilitazione. E mi ha salvato la temperatura perché io avevo l'aorta femorale recisa e con questo di solito in 7 minuti si va su, proprio si muore. Però essendo sotto zero invece sono resistito. Infatti i problemi sono arrivati quando sono entrato al caldo in ospedale che sentivo i medici che mi portavano, gli infermieri che dicevano quella frase che io avevo sentito solo nei telefilm, lo stiamo perdendo. Silenzio, no, applauso perché è andata bene. Vabbè, comunque poi in uno dei miei risvegli, quando ero ancora, insomma, la prognosi non era ancora sciolta, ma insomma stavo meglio, una mattina ho avuto un'altra visione perché mi sono svegliato e c'era Pino Daniele con una chitarrina piccola così, che mi era venuto a trovare, No. questo uomo di grande cuore. E mi ha detto, Gianluca, sono venuto a trovarti, così ti ho portato questa chitarrina e ti passi il tempo anche in ospedale. Ma che carino, è stato tutto il giorno con me. C'è un ricordo bellissimo del grande Pino. Grazie di averlo condiviso. Abbiamo finito. Ah no! Ah. Questo qui quale? Questo? Cassetto della memoria? Scusami, ma stavo pensando a Pino Daniele e che forse non era arrivato il suo momento, visto che insomma abbiamo letto di come Sì, ha beh, lì. lasciato questa vita, quindi per una frazione di secondi il mio No, ma pensiero è andato credimi, quell'estate. anch'io ogni tanto ci penso, è veramente incredibile quello che è successo. Ma.
parliamo di una cosa molto bella nella tua vita, nessuno l'avrebbe detto, eppure questo ragazzotto dalle mille donne a un certo punto si ferma e dice sì. Sì, allora sì, qua ho fatto una cosa proprio da sceneggiatura cinematografica. Perché lui è anche un po' romantico. Perché io sono arrivato, appunto, ero arrivato in Sardegna in questo hotel con Elisabetta Ferracini, la figlia di Mara, che io continuavo nonostante noi ci fossimo separati, la sento un po' come la mia figlia femmina, devo dire la verità. La sorella grande di Johnny. E niente, allora io ero con Elisabetta e vedo Bettina. Bettina è quella che è diventata poi tua moglie, esatto. Ecco, la stiamo vedendo. Vedo Bettina, notevole. Vedo Bettina che passa e va e si siede lì vicino in piscina. Allora io dico a Elisabetta, gli ho detto, Elisabetta, senti, perché non vai a conoscere quella bella ragazza? Capito, hai mandato avanti Elisabetta. Ma a papà gli ho detto, vai a conoscere. Vai a conoscere. Vai a conoscere. Quella bella ragazza che mi sembra un po' diversa da tutte le altre che vediamo in giro. Insomma. Elisabetta va, la conosce? Lei va e allora poi mi viene da me e dice, guarda, è una ragazza stupenda, proprio... Lascia perdere. Non c'entra niente con quello che frequenti tu, insomma. allora io dico, va bene, allora sono andato lì, abbiamo parlato ore. Alla fine lei mi ha detto, domani mattina parto. Come dico, partiva? Come parti? Perché lei aveva finito la vacanza. Allora io ho rimuginato tutta la notte, rimugino, niente, la mattina mi faccio portare all'aeroporto anch'io e mi faccio trovare sul suo aereo. E lei mi dice, ma scusa, non eri appena arrivato? No, dico, ma hanno richiamato urgentemente, devo tornare a casa. E da lì si sono sposati, è arrivato il loro figlio, che adesso è un ragazzo, però abbiamo la foto di lui da neonato. Ma gli davi il vino? Guarda, nel Veneto si iniziano da piccoli. Ma dai, ma io non lo so. Diventato papà, sei diventato sono scemo. Diventato papà, sono dire. Diventato scemo. Anche mia moglie me lo dice, ogni tanto mi dice che sono io la mamma. perché sono molto, molto apprensivo. E vuole seguire le tue orme? Mio figlio sì, penso che assomiglia molto a mia moglie, perché... E noi siamo felici di questo. Sì, assomiglia. No, perché... Sia fisicamente che anche come... Ma qui era rosso. Come, sì. No, è tuttora rosso. Ah, è rosso. È tuttora rosso. Assomiglia molto a mia moglie anche nella gentilezza e nella nobiltà di modi, nell'educazione. Non ha preso tanto da me. Ha fatto un buon lavoro. Però ha preso un po' il mio... Perché lui sa cantare. Siamo fatti di miliardi di cellule e milioni di cellule. La cantano insieme. Per navigare a noi bastava il mare. Eccolo là, grande Johnny. Quanti anni ha adesso? 17. Johnny adesso ha 16 anni. E quindi diciamo che gli ho trasmesso questo DNA, e lui è veramente una grande passione per il cinema, addirittura scrive recensioni sui social quando va a vedere un film, poi scrive benissimo e poi adesso sta studiando seriamente la chitarra, e ogni tanto, come questa è una foto di un concerto, uno spettacolo che abbiamo fatto in piazza ad Asti l'ultimo dell'anno, ed è venuto a suonare con me visto che era in vacanza. Lo volevi dottore? No, mio padre a me mi voleva dottore. Calogero. Io no, io a lui lo voglio attore, musicista, quello regista, quello che sia.